diretta dei senatori. Siamo sicuri? Noi lavoriamo su questo. Ma si può fare cambiando il comma 5? Bisogna vediamo, andare. Non è un problema di comma, è un problema di merito. È un problema di merito, noi chiediamo che nel merito i senatori debbano essere eletti esattamente dai cittadini. Io penso che un partito debba obbedire a una regola di maggioranza, però la regola di maggioranza si accompagna a un'altra regola, quella della discussione, della ricerca del compromesso. Cioè non vale la maggioranza senza discussione, bisogna discutere, tentare un compromesso e poi alla fine si vota a maggioranza, possibilmente il compromesso, oppure se non c'è compromesso vuol dire che la maggioranza avrà la sua posizione vincente. Mi pare che Renzi sia poco portato all'ascolto e al tentativo di trovare degli accordi. Se c'è un accordo, ben venga, è ora di chiudere questa partita e pensare alla ripresa dell'economia, all'occupazione, alle pensioni, ai temi sociali che sono veramente incalzanti. Ma si riuscirà ad aggiungere un accordo? Io me lo auguro. Ottimista, molto ottimista, perché stiamo facendo un grande lavoro che porta a cambiare le istituzioni di questo paese, lo stiamo facendo coinvolgendo naturalmente come si deve tutte le forze politiche e il nostro obiettivo è di avere il più largo consenso a partire da quello del Partito Democratico. Con o senza minoranza? Il più grande consenso a partire dal Partito Democratico vuol dire con tutti i deputati e senatori del Partito Democratico. Renzi, come pare, insomma, dimostrerà disponibilità per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 5, mi pare sia, adesso francamente ormai sono mesi che parliamo di questa cosa, cioè io penso che il Paese abbia problemi molto importanti e a me interessa molto sentire oggi la relazione di Renzi anche per quanto riguarda i temi economici, se davvero ci saranno misure di contrasto alla povertà e altre cose. Se così è, fosse, è evidente che il tema del Senato è centrale, è importante, però dobbiamo tener conto del paesaggio complessivo, quindi insomma lo spirito è quello di andare avanti e di non creare nessun tipo di incidente. Ma insomma la conta c'è sempre stata, non serve neanche farla la conta perché i numeri sono già molto chiari, voglio dire. E a me interessa un PD che non si dilani, interessa un Partito Democratico che provi a trovare anche le motivazioni dello stare assieme. Su questo come minoranza ovviamente dobbiamo dare una mano, una grossa mano, una più grande la deve dare Renzi. Mi pare che i toni di questi giorni, sia al di là di qualche screzio, ma siano stati toni di disponibilità. La mediazione poi va tradotta in emendamenti scritti per bene che vanno presentati in Parlamento, che devono essere chiari, limpidi, che devono prevedere soluzioni non contraddittorie tra una parte del testo e l'altra. Se c'è la buona volontà la riforma si può migliorare. Poi adesso giustamente il Senato sta procedendo alla terza lettura, ci sono delle parti che la Camera ha modificato, sulle quali naturalmente il Senato deve pronunziarsi. Listino, punto d'incontro? Ma io non lo so, francamente non voglio neanche chiudere a qualsiasi possibilità. Io penso che sia importante, ripeto, che una riforma che finalmente stabilisce il superamento del bicameralismo paritario e rivede il titolo quinto e dà strumenti al governo per governare e insomma rimette in posto la macchina di una Costituzione i cui principi fondamentali sono sempre meravigliosi ma i cui meccanismi sono un pochino arrugginiti, io penso che questa sia una cosa che il Paese attende da tempo e che anche il mondo in un certo senso attende, ci guarda l'universo mondo. Io sosterrò il DDL Boschi, ma nella misura in cui diventi la riforma di tutto il Partito Democratico, quindi penso che questa sia la strada giusta. Ovviamente tralascio i danni fatti al centrodestra quando ha messo le mani sulle riforme istituzionali e costituzionali, stiamo pagando gli effetti del Porcellum ancora oggi, però questo non significa che noi dobbiamo rifare gli stessi errori.